Tu sei infelice. Sì, sono infelice. Che cosa ti ha fatto? Niente. Non mi vuole bene. E perché non lo lasci? Non posso cambiare fino a questo punto. Non vuoi confermare di aver commesso un errore? Sei troppo orgogliosa. Non mi sento di rendere pubblico questo errore. Non mi sembra dignitoso, preferirei morire. Non la penserai sempre così. Bisogna avere il coraggio delle proprie azioni. L'ho sposato di fronte a tutti. Ero perfettamente libera. Non si può cambiare fino a questo punto. Non mi dirai che ne sei ancora innamorata? No. Non lo amo più. Lo dico a te perché sono stanca di questo mio segreto. L'ho visto lentamente scendere sempre di più dalla superiorità nella quale viveva o ritenevo che vivesse. Ho sempre sperato di sbagliarmi. Mi sono aggrappata all'idea che fossi io eccessivamente critica nei suoi confronti. Se sapessi quanto ho desiderato che fosse veramente superiore come credevo. Ma adesso so. So di essermi sempre illusa. E cosa vuoi fare allora? Voglio stare sola. Sola? Con tanta gente sempre in casa. Semplici spettatori di una commedia. Oh, commedia. Tragedia, se vuoi. Con tutti che mi state a guardare, certo, mi sento a disagio. Voglio che tu mi prometta una cosa. Non chiedere promesse, ti prego. Ne ho già fatta una solenne 4 anni fa. Lascia tuo marito, prima che accada il peggio. Cioè? Prima che tu ti guasti dentro. Nel carattere, vuoi dire? Non temere. Lascialo. Mi piace la disinvoltura con cui proponi di lasciare un marito. Si vede che non sei ancora stata sposata. Isabel, ancora una volta, forse per l'ultima volta, hai l'occasione di affrontare la realtà della vita, della tua vita. Lascia tuo marito. Abbandona questa tua illusione del matrimonio. E sarai finalmente libera. Ho bisogno di riflettere, di meditare e poi forse di decidere. Ho bisogno di mettere ordine nella mia vita. Anche tu vuoi mettere ordine nella tua vita, ma è un'epidemia. Siamo tutti in completo disordine, mia cara Serena. Siamo tutti infelici, chi non lo è. Basta accettarlo. Non credo che tu sia infelice, Osmond. Credo anzi che tu stia benissimo nelle tue condizioni. Ho forse detto di star male? E allora dovresti avere un po' di gratitudine per me. Non parliamo di gratitudine, per favore, non mi seccare. Chissà se indovini alcuni dei miei pensieri. Ne ho abbastanza dei miei. I tuoi delicati pensieri, vero? I secchi. Sono molto stanco. Anch'io sono molto stanca. Non sarei venuta a trovarmi per litigare, spero. E tu? Non pretenderai di condannarmi sempre al silenzio, spero. Non sono mai stata di tante parole. Ma ci sono 2 o 3 cose che vorrei dirti. E la prima è che tua moglie non sa più dove battere la testa. Ma se ha una mente organizzatissima, sa benissimo tutto quello che fa. È completamente disorientata. Vuoi dire che ti fa pena? Che te la prendi a cuore? Vorrei proprio sapere che diavolo hai. Che cos'ho? Che cos'ho? Darei non so che cosa per piangere. Che bene ti farebbe. Sì. Mi farebbe sentire com'ero prima di conoscerti. Tu hai inaridito non soltanto i miei occhi. Hai inaridito la mia anima. Gilbert, sei un uomo arido.
Io? E poi come si può inaridire l'anima? L'anima è una sostanza immortale, non può subire alterazioni. Diciamo, Serena, che sei decaduta. Avevo un'anima buona, molto buona. Tu l'hai rovinata. Perché tu, Gilbert Osmond, sei anche un uomo molto cattivo. Così, dunque, finiamo tra di noi. Non so come dobbiamo finire fra di noi. So soltanto che hai reso cattiva anche me. Ma francamente non ti capisco. Non mi sembri così cattiva. Forse hai dei rimorsi verso Isabel? Ma io ti ho mai rivolto delle critiche per come ti sei comportata con lei? No, certo no, non potevi. Quello che ho fatto l'ho fatto per te e per Pansy. Ma tu ti sei vendicato in un altro modo. Ti sei vendicato su di lei. Parli di vendetta come in un romanzo di secondo ordine. Tu accastelli sempre idee su idee, tu strafai. Io sono molto più semplice di quanto tu creda. Molto semplice, sì. L'ho capito soltanto dopo il tuo matrimonio con Isabel. Ho visto quello che sei riuscito a fare di tua moglie. Hai fatto in modo che abbia il terrore di te. Ma che sciocchezza. Gilbert! Isabel ha capito tutto del mio raggiro, delle mie manovre, del mio inganno. E mi disprezza. Stai attento ora a non rovinare anche lei completamente. Vuoi rifarti una verginità attraverso lei? Guarda, guarda. Ma chi avrebbe immaginato tanta sete di purificazione in Serena Merle? Ma sei stata tu a mettermi in quella scatola preziosa, no? E se ora quella scatola rivela qualche incrinatura, è forse colpa mia? Eppure lo confesso. Avevo finito per incapricciarmi anch'io di quella scatola. Credevo fosse della misura giusta per me. E chiedevo poco, sai. Poco? Soltanto affetto. Affetto? Per un uomo come te? E in casi del genere si richiede il massimo. Che mi adorassi. Io non ti ho mai adorato. Ma lo fingevi. Eh sì. Ne avevo un gran bisogno. Dopo tutti quegli anni di solitudine sopra quel colle fiorentino. E invece lei, mia moglie, niente. Ma se mia moglie non sente niente per me, mia figlia, sì. Nostra figlia. Mi compenso con mia figlia, che è perfetta. Perciò domani torna in convento. In convento? No. Ma sì, sì, un breve ritiro di quando in quando fa bene a una ragazza. È un'ottima occasione di raccoglimento, di riflessione fra tutte quelle donne tranquille e virtuose, molte gentildonne di nascita, parecchie titolate. Ma come continuano a farti effetto i titoli? E a te no? Ti sarebbe piaciuto e come avere per genero Lord Warburton? Pensi, ha vissuto troppo in società, ultimamente. Quella baraonda di schiamazzi e spintoni che si definisce società. Piena di individui come quel piccolo borghese cacciatore di dote che è quell'Edward Rosier. Mrs. Rosier, bella roba. Che cosa speri per Pensi ora che Lord Warburton si è dileguato? Che sposi un altro nobile. A chi? Uno che troverò io. Come ti sei europeizzato, Gilbert! Lord Gilbert Osmond! Come ti sei lasciato ingoiare dall'Europa! Domani Pansy torna in convento. Povera piccina. È proprio assurdo che mio fratello inventi tante belle ragioni per rinchiudere Pansy. Vuole semplicemente tenerla in serbo per qualche titolato. È assolutamente deciso che Pansy abbia un titolo nobiliare. Come me, che ero americana. E sono diventata la contessa Gemini. Che bella cosa che...
Che bel matrimonio. Tu sei molto infelice, Isabel. Sì, ma non credo che tu possa confortarmi. Vuoi permettermi di provarci? Devo confessare che non capisco il tuo stato d'animo, tutti i tuoi scrupoli. Anche il tuo attaccamento eccessivo a Pansy, date le note circostanze. Quali circostanze? Dio, Dio. Anche se nessuno ha mai provveduto ad informarti, spero che qualcosa avrai intuito da te. Ma che cosa dovrei aver intuito? Maria Isabel, è mai possibile che tu non sappia? Amy, tu stai per dirmi qualche cosa di orribile. Chiamalo come vuoi. Non è poi così orribile, è molto semplice. La prima moglie di mio fratello non ha mai avuto figli. Vuoi dire che pensi non è la figlia di mio marito? Di tuo marito, certo. Ma non della sua povera moglie. Cosa? Ma, non mi dire che non ti è mai passato nemmeno per la mente che sia esattamente pensi che sia sua madre. Ma che cosa intendi dire, Amy? Ma scusami, ma per quali fini sei stata incoraggiata da Madame Merle ad affezionarti tanto a quella figliolina? Io non capisco. Io non ho mai conosciuto una donnina pura come te. Pensi, ma dovresti saperlo, è figlia di mio fratello e di Madame Merle. La ebbero quando lei era separata da suo marito, uno svizzerotto, che poi emigrò nel Sud America. D'accordo tra di loro decisero di farla passare come figlia legittima di Gilbert e della sua prima moglie, che poi morì di malattia. Subito dopo la nascita di Pansy. È lei la vera madre. Madame Merle, ma ascolta! Non mi interessa! Ascolta, ascolta! Madame Merle, per salvarsi la pelle, dato che Gilbert non l'avrebbe mai sposata perché lei non aveva un soldo, rinunciò a ogni diritto apparente sulla figliola, che è stata allevata da Gilbert considerando sua madre un'estranea, anzi, odiandola. Pare un romanzo d'appendice, ma è proprio vero. Povera Madame Merle. Povera. Lo sa che sua figlia la detesta. Proprio per questo ha voluto metterla vicina ad una donna che si affezionasse a lei e che facesse qualcosa per lei. Perciò ho combinato il tuo matrimonio con Gilbert Osmond. Calcolando la probabilità, Madame calcola tutto, che tu, affezionandoti alla bambina, le avresti fatto la dote. Non dirmi adesso che le farai ugualmente la dote. Anzi, a maggior ragione, tu saresti capace di farlo. E invece questo è il momento per te, per essere finalmente dura, anche te, che hai avuto la disgrazia di ereditare tutto quel denaro. Non dare nulla. Anche te un pochino malvagia, non dico molto, ma un pochino per tua soddisfazione, almeno una volta nella vita. Oh. Isabel. Isabel. Io ho sempre detto una quantità di piccole frottole che non hanno mai fatto male a nessuno, tranne a me. Ma questa volta io non mentisco, Isabel. Dico la verità. La verità. La verità. Isabel, che coincidenza. Non è che io abbia voluto precederti, sai?
Forse avrei dovuto chiedere il permesso a tuo marito. Ma improvvisamente ho pensato che forse Pansy si sentiva un po' sola e allora... Ma non mi sono fermata a lungo, sai? Hai fatto bene a venire, Serena. Mi sono fermata solo pochi minuti. Ti prego di credermi. E non dirlo a Gilbert. Mi farà molto piacere vederti. Ha una bella stanzetta con dei fiori in pianoforte. Mi ha confortata vederla così. Sono più contenta ora che l'ho vista ben sistemata. Povera Pansy. Non è necessario che tu mi dia tutte queste spiegazioni, Serena. Non ho abbastanza tempo a disposizione e tu sai che Gilbert non ha piacere che si venga a visitare Pansy troppo spesso. Ah. Buongiorno, madre Caterina. Buongiorno. Si ricorda di me? Sì. Ci siamo incontrate a Firenze alcuni anni or sono. Ricordo. Venga, l'accompagno io. Grazie. Posso rimanere ancora un poco qui, madre Caterina? Si sta tanto bene. Può restare anche per sempre, se vuole, madame Merle. Tu non sei felice, Isabel? Non molto, ma non importa. È quello che dico anch'io. Cosa importa? Però vorrei uscire da qui. Non lasciarmi qui. Pensi? Sì. Vuoi venire via con me, ora? Te l'ha detto papà? No, te lo propongo io. Andiamo via noi due soli, insieme, all'estero, vuoi? Se papà non ti ha detto nulla, sarà meglio che aspetti. Papà vuole che io pensi molto a quello che mi attende nella vita. E che cosa hai pensato? Che non devo mai contrariare papà. Ma questo lo sapevi già? Sì, ma adesso lo so meglio. Farò qualunque cosa. Tutto. Ami molto, papà? Sì, molto. Pensi ancora a Rosie? Sì. Vorrei tanto sposarlo. Somiglia così a papà. Questo non è possibile, lo sai. Lo so. Dovrei pensare a qualcun altro, allora. Si pensa a chi pensa a noi. So che Edward pensa a me. Ma anche papà. Isabel, ma se tu non verrai spesso a trovarmi, io avrò paura. Paura di che? Di papà, un poco, e di madame Merle. È venuta a farmi visita poco fa. Non mi piace madame Merle. Non devi mai dire che non ti piace madame Merle. Non lo dirò più. Come tutto si corrompe nella vita. Come le migliori intenzioni vengono frantumate dalle tristi macchinazioni degli uomini. O pensi? Rimani così, non cambiare. Non cambiare. Isabel, ti ho aspettato perché ho bisogno di parlarti. Non credo che ci sia più niente da dire. Tu forse non avrai nulla da dirmi, ma io vorrei poterti spiegare. Ti ho fatto del male, lo so, ma mai quanto ne abbia ricevuto io. E forse conoscendo molte cose potrei anche essere perdonata. Isabel, tu hai avuto tutto dalla vita. Hai avuto tutte le cose che io ho cercato senza mai raggiungere. La tua ricchezza, per esempio, che ti è capitata addosso come un omaggio di tuo cugino Ralph. Ma che cosa dici? Io ho ereditato da mio zio. No, cara. È tuo cugino Ralph che ha rinunciato a metà del suo patrimonio per passarlo a te. E non è stata una cosa facile, sai, persuadere il vecchio Thatchett? Io non so perché tu dica queste cose. Non capisco come tu faccia saperle. So quello che intuisco. E ho intuito questo. Tu sei molto infelice, lo so.
Ma io lo sono ancora di più. Mi credi, vero? E ti che mi credi? Vorrei non vederti più. Non mi vedrai più. Lascio per sempre l'Europa. Torna in America. Ho visto Madame Merle. Sì? Vi vedete un po' troppo spesso, voi due. Che c'è fra te e Madame Merle? Tutto. Cioè troppo. Ma pare che tu lo faccia apposta a sceglierti degli amici coi quali non hai niente in comune. Anche mia sorella, la contessa Gemini, e quella tua carissima amica, Henrietta Stackpole, che parla come un libro stampato. Per non parlare di Lord Warburton. Ma come? Si presenta. Esamina mia figlia come se fosse un appartamento. Prova le maniglie delle porte, guarda fuori dalla finestra, batte le pareti con le nocche e poi decide che le stanze sono troppo piccole. Non crede di poter abitare a un terzo piano nobile. Se ne va. Mi pare sia giunto il momento che tu rinnovi tutto il tuo entourage. Non escluso, lasciamelo dire, tuo cugino, che io ho sempre considerato un asino presuntuoso, oltre che il più sgraziato animale che conosca. I polmoni sono quanto di meglio ha, a parte i suoi soldi. Gli offrono privilegi di cui nessun altro gode. Un telegramma, signore. Grazie. Mio cugino è moribondo. Ah. Sua madre mi comunica che desidera vedermi. Parto subito. Un momento. Posso leggere il telegramma? Non ci credo. Tuo cugino era moribondo 4 anni fa, quando ci siamo sposati. Ci seppellirà tutti. Devo partire subito. Devi? Ma non ne vedo affatto la necessità. L'hai appena visto qui, no? Vi vedevate spesso. Sei stata perfino a trovarlo al suo albergo, niente di male. Ma la cosa, colgo l'occasione per dirtelo, non mi è piaciuta affatto. Ho tollerato soltanto perché immaginavo che fosse l'ultima volta che lo vedevi malandato com'era. Ora invece lo vuoi rivedere. Non mi sei molto riconoscente. Di che cosa dovrei esserti riconoscente? Di non essermi immischiato nei vostri affari. Devo andare in Inghilterra. Non mi farebbe piacere se tu lo facessi. Non ti fa piacere niente di quello che faccio o non faccio. Ah, è per questo che vuoi andare allora. Per farmi un torto, non per rivedere tuo cugino. Io non ho mai potuto sopportare lui e lui non ha mai potuto sopportare me. Per questo tu ora vuoi correre da lui. Perché mi odia. Ma sia ben chiaro. Se tu parti da Roma sarà un atto calcolato di opposizione alla mia volontà. Ma come puoi dire calcolato? Ho ricevuto il telegramma soltanto ora. Oh, tu calcoli molto rapidamente. È la tua opposizione che è calcolata. È malvagia. Tu non parti. No? No. La signora ha suonato. Dica alla cameriera di preparare 2 valigie. Parto domani per l'Inghilterra. Sono certo che ti renderai conto della gravità della situazione. Mi rendo perfettamente conto che siamo arrivati finalmente alla crisi. Quello che vuoi fare mi ferisce profondamente, perché è una cosa disonorevole, indelicata, sconveniente. Andare a vedere per l'ultima volta un uomo prima che muoia. Sei mia moglie, Isabel. E io ho un'idea ben chiara di quello che mia moglie deve o non deve fare. Non deve, per esempio, attraversare di corsa tutta l'Europa, sola, contro il mio desiderio, per andare a sedersi al capezzale di altri uomini. Altri? Tuo cugino non è nulla per te. Ralph! Non è nulla per noi. E che cosa c'è fra di noi? Ci siamo noi. Io non conosco altri che noi. Noi, signora Osmond.
Io prendo molto sul serio il nostro matrimonio. Non siamo, che io sappia, separati o divorziati. Per me siamo indissolubilmente uniti. Sei un maestro nell'arte dell'ironia. Ma come puoi parlare di unione indissolubile? Come puoi dire che siamo felici? Dov'è la nostra unione quando mi accusi d'essere una calcolatrice? E dov'è la tua felicità quando nel cuore nutri soltanto dei sospetti odiosi? Sta nel fatto che viviamo insieme decorosamente, malgrado questi malintesi. Noi non viviamo insieme decorosamente. Certo no. Se tu andrai in Inghilterra. E questo è niente. Potrei fare ben altro. È indelicata questa tua allusione. Ma se davvero intendi minacciarmi, preferisco tornare ai miei acquarelli. Immagina che se partirò non ti aspetterai che io ritorni. Sei pazza! E come potrei tornare? Ma è una sfida, dunque. Ascolta bene. Non ti ascolto più. Ascolta bene. Esci da questa camera. Io ti parlo in nome di qualcosa di sacro e di prezioso. Un raffinamento del tuo egoismo. Tu non sei in grado di darmi degli ordini. Tu stai semplicemente supplicandomi in nome di qualcosa di trascendentale, di assoluto, il matrimonio, che io ho capito meglio di te, ma che fra noi due non esiste. Questa è una bestemmia. E sei anche ingiusto. Cara, hai soltanto bisogno di un buon sonno. Sono certo che domattina avrai la mente più sgombra. Cocciuta e irresponsabile. Immagino che queste tue percosse al tavolo vorrebbero intimarmi la prospettiva di riceverne anche io. E ti farebbe piacere. Sei nata per voler soffrire, no? Non mi hai mai capita. È proprio questa tua inclinazione che ha impedito al nostro matrimonio di diventare un fatto positivo, un'affermazione. Ti ho ammirato e creduto. E invece analizzavi, valutavi, soppesavi, speculavi. E invece mi sono trovata in un vicolo buio, cieco, chiuso da un muro. Il matrimonio? E perché ti sei sposata? No, non il matrimonio, tu, la tua natura. Io? Sì, tu. Per qualche tempo mi è parso di intravedere una via d'uscita da quel buio. E invece, ombre su ombre sempre più spesse, che tu emanavi, godendone anche, deliberatamente. Mi dai del mostro ora? Oh no, di peggio. Io non ti accuso di atti violenti. Non sei un violento, non sei un crudele. Semplicemente mi odi. È di questo che ti accusa, di odiarmi. Perché sono diversa da quella che forse credevi. E ti par poco in un matrimonio? E di questa tua delusione hai fatto di me il tuo capro espiatorio, come se fosse colpa mia essere quella che sono. Di me che pure ho cercato di essere quella che tu volevi. E di grazia. Che cos'eri tu che non potessi stabilire un accordo completo con me? Forse tu ricca e io no? È il tuo denaro che mi stai rinfacciando. Ne ho forse abusato? Al contrario. Io non chiedevo di meglio che affidare questa mia enorme, inaspettata ricchezza a un uomo di gusto, raffinato, colto, che sapesse usarla. A un uomo che era stato superiore per tutta la sua vita, disprezzando il denaro. E io ti ho amato per questo, Gilbert. Quale migliore custode poteva esserci della mia ricchezza? Infatti. Non lo nego. Però avevo il difetto di avere troppe idee nella mente, un temperamento troppo riflessivo. Speculativo, fino al sarcasmo. E me l'hai detto anche un giorno. Liberati da queste idee. Ma per diventare che cosa? Un'arida, come te. Sì, te. Che poi l'ho capito dopo, non sei mai stato quell'essere superiore che credevo. Ma un uomo che viveva nel più sovrano disprezzo per tutti. Certo. Ma questa non è superiorità. Il mondo è ignobile. Ma questo mondo ignobile, dopo tutto quello in cui dobbiamo vivere, a cui dobbiamo riferirci, l'unico, per compiere azioni veramente nobili. Ecco le tue idee che rispuntano fuori.
Per me la superiorità non è un blasone, è l'unione di conoscenza con libertà. Ah, no. Per me è qualcosa di molto più semplice, se Dio vuole, molto più netto. È essere superiori agli altri e basta. Belle forme, alta prosperità, decoro. Ami il vecchio, il consacrato, il tradizionale. Ciò che è superiore, di buon gusto. Infatti, sei un collezionista. Fu proprio quando capii che i tuoi drappeggi, i tuoi tendaggi mi si chiudevano intorno, che fui presa da un senso di buio, di soffocamento, un odore di muffa, di decadenza, di morte. Ah, Gilbert, che cos'è fatto di te l'Europa? Che cosa devo pensare di te? Che sei bassa, volgare, ignobile? Certo non potevo prevedere che tu rivelassi tanta mediocrità, tanto sentimentalismo da giornaletto radicale. Mi aspettavo invece, come lecito in ogni matrimonio, che mia moglie sentisse con me e per me, partecipasse delle mie opinioni, le mie aspirazioni, le mie preferenze. Non tutte. So cosa intendi dire. Ed è proprio qui che ti riveli. No. La tua incapacità di essere una moglie, una donna, il tuo rifiuto di certe cose che ritieni sudice sono invece soltanto naturali. Non è vero. È vero. Tu sei rimasta puritana. No. La tua idea dominante, la tua fissazione, il tuo limite è sempre stata la castità, il tuo rifiuto dell'amore pieno. Credo nella decenza. E nella frigidità. Tu non parti per l'Inghilterra. Ora sono moralmente certa che il tuo odio verso di me è la tua unica occupazione e piacere di marito. Tu mi odi perché hai capito che tua moglie, dopo tutto, può fare a meno di te. Povero figlio mio, si è ridotto un traliccio d'ossa. Ringrazi il cielo di non aver figli, sai. Certo, Ralph non ha avuto una vita fortunata, ma è riuscito a conservare il senso dell'umorismo fino alla fine. Non vuole più vedere medici. Mi ha detto di loro che sono morto e che non ho più bisogno di cure mediche. Oltre me vede soltanto Caspar Goodwood, che si è dimostrato un amico insostituibile e che viene a trovarlo quasi ogni giorno. L'hai rivisto a Roma, no? Sì, una volta. Ti sei divertita in America? E perché mai avrei dovuto divertirmi? Non è certo stato un viaggio di piacere. Le tue sorelle mi hanno fatto un mucchio di domande su di te, su come vesti. Credono ancora che a Roma si indossi solo broccato nero. Già. Credono che faccia chissà che vita brillante. No, non la fai. No. Questo lo sapevamo già, naturalmente, prima che tu ti sposassi. Non lo nascondo. Non sono felice. Non andiamo d'accordo. E Madame Merle ti piace sempre? Non come una volta, ma non importa.
Posso chiederti che cosa ti ha fatto? Si è approfittata di me. Lo ha fatto anche con me. Lo fa con tutti. Lord Warburton è venuto a trovare Ralph. Si sposa. Ah, si è fidanzato? Sì. Con una ragazza dell'aristocrazia, una Lady Flora, Lady Felicita, qualcosa del genere. Mi fa piacere. Davvero? Ma sì, zia, non ne sono offesa, al contrario, mi fa piacere per lui. Voleva sposarsi. Deve essere stata una decisione improvvisa. Sì, una cosa di 3 settimane circa. Vedo che la cosa non ti lascia proprio indifferente. Sto cercando di immaginare come la prenderà mio marito. Riesco a capire sempre meno. Isabel, vorrei farti 3 domande. 3 sono molte, zia. Una soltanto, allora. Non hai mai rimpianto di non aver sposato Lord Warburton? No. Voglio crederti. Sento meglio stasera. Isabel. Possiamo finalmente parlare? Non voglio che tu ti stanchi, Ralph. Che importa se mi stanco quando ho tutta l'eternità per riposare? Sono contento che tu sia venuto. Speravo che l'avresti fatto, ma non ero certo. Non ero certa nemmeno io finché non sono partita. Sai, parlano tanto dell'angelo della morte. Ecco che cosa sei. Sembra che tu sia in attesa. Non sono in attesa della tua morte, Ralph. Sono in attesa di questo. E questo non è la morte. E te no. Non c'è niente che fa sentire più vivi come veder morire gli altri. L'ho provato anch'io questo, e adesso lo faccio provare agli altri. Tu per me, Ralph, tu sei stato tutto, tutto, e io non ti ho mai ringraziato, non ti ho mai parlato, non sono stata con te mai come avrei dovuto essere. L'ho saputo soltanto ora, sai, e soltanto perché c'è gente che è meno stupida di me. Non badare alla gente, Isabel, di lasciare la gente credo di essere contento. È vero, dimmi, Ralph, è vero. Che sei stata stupida? Ma no. Che mi hai resa ricca, che tutto quello che ho è tuo. Non parlarne nemmeno. Non è stata un'idea molto felice. Credo di averti rovinata. È per questo che nel mio testamento non ti ho lasciato nemmeno un soldo, sai? Mi ha sposata per il mio denaro, sai? Ma no, era anche innamorato. Se fossi stata povera non mi avrebbe sposato. Oh, ma non dico questo per farti del male. Io lo dico soltanto per farti capire. Ma io ho sempre capito. Volevi vedere la vita con i tuoi occhi e non ti è stato concesso. E di questo desiderio sei stata punita. Sei stata macinata proprio dalla macina del convenzionale. Sì, è vero. Sono stata punita. Ti ha reso molto dura la tua partenza? Sì, me l'ha resa molto dura, ma non importa. È finito tutto fra voi? No, no. Non credo che sia finito tutto. Tornerai da lui.
Non lo so. Non lo so, io rimarrò qui finché potrò, ma non voglio pensarci adesso. Adesso qui vicino a te mi sento felice più di quanto non lo fossi da tanto tempo. E voglio che anche tu sia felice. E che non pensi a niente di triste. E che tu senta che ti sono vicina. E che ti voglio bene. Isabella. Devi restare qui. Sì, resterò. Finché sembrerà giusto. Sembrerà giusto, già. Tu pensi molto a questo, che sia giusto. Mi sento molto vecchia. Tornerai ad essere giovane. È così che ti vedo io. È impossibile che un errore generoso come il tuo possa farti soffrire troppo a lungo. Ralph, sono molto felice ora. E ricordati che se sei stata odiata, sei stata anche amata, Isabel. Adorata. Le mie condoglianze. Grazie, signor Goddard. Devo dirle qualcosa di particolare, non come le altre volte. In passato, me ne rendo conto ora, io non potevo avanzare argomenti validi. Ma oggi la cosa è molto diversa. Oggi io posso aiutarla. Come potrebbe aiutarmi? Se avrà fiducia in me. Oggi io so tutto. Ma cosa dici? Che cosa sa? Oggi tutto è chiaro. Suo cugino mi ha detto come stanno le cose per lei. Ma cosa? Eravamo diventati molto amici. Sì, so che lei lo ha assistito. Fai tutto quello che puoi per lei, mi ha detto pochi giorni prima di morire. Fai tutto quello che lei ti permetterà di fare. Lei chi? Lei, Isabel. Non avevate nessun diritto di parlare così di me. Quando un uomo sta per morire, ma cosa importa? Anche se Ralph non avesse mai aperto bocca, lo avrei saputo ugualmente. Bastava guardarla al funerale per capire che cos'ha lei. Lei è la donna più infelice del mondo. E suo marito il più infernale dei demoni. Lei è pazzo. No. No, Isabel, non sono pazzo. Ma non mi interessa più parlare di suo marito. Mi interessa parlare di lei. Lei non sa più da che parte voltarsi. Ralph l'aveva capito. E l'ho capito anch'io che cosa le sarebbe costato venire qui. Le è costata la vita, no? Dica la verità. Gliela farà pagare duramente suo marito. Parole di Ralph. Ma cosa? Lei ora ha paura di tornare laggiù. Lei non deve più tornare a Roma. Deve tornare in America, via da qui. Deve salvare quello che c'è ancora di salvabile nella sua vita. Per questo io voglio che tu pensi a me. A lei? Sì, perché tornare indietro? Perché? Perché? Ma perché io voglio allontanarmi da lei. La verità è che tu non sei mai stata amata. L'hai creduto? Ma l'amore che io ti offro è un'altra cosa, non lo senti? Mi lasci. Perché non potremmo essere felici insieme? In America.
Io sono qui, saldo come una roccia. E tu? Che cosa ti potrà tenere? Quello che dirà la gente. La gente. Non abbiamo niente da spartire noi con la gente. E siamo fuori, guardiamo tutto dall'alto. Il passo più grande l'hai fatto partendo da Roma. Ora sarà tutto più facile. Isabel, tutto il mondo è dinanzi a noi. Tutto il mondo è nostro. Caspar. Isabel. Non è possibile. Non è possibile! Hai avuto il minimo dubbio che saresti tornata, sai? Sai? Lo so. Tu mi sei più vicina di qualunque creatura umana. E io lo sono a te. Può anche essere una vicinanza sgradevole. Ma l'abbiamo voluta noi. L'importante è che ciascuno di noi non si senta un ingannato, ma soltanto una vittima. Lo so, a te non piace che ti venga ricordato, ma lo faccio ugualmente, perché credo sia nostro dovere accettare le conseguenze delle nostre azioni. Non è questo il tuo principio supremo? Sì. E quello a cui tengo di più nella vita è l'onore. Sì. A che ora pranziamo? Alle 8. Come al solito. Come al solito. Thank you.
sei infelice. Sì, sono infelice. Che cosa ti ha fatto? Niente. Non mi vuole bene. E perché non lo lasci? Non posso cambiare fino a questo punto. Non vuoi confermare di aver commesso un errore? Sei troppo orgogliosa. Non mi sento di rendere pubblico questo errore. Non mi sembra dignitoso, preferirei morire. Non la penserai sempre così. Bisogna avere il coraggio delle proprie azioni. L'ho sposato di fronte a tutti. Ero perfettamente libera. Non si può cambiare fino a questo punto. Non mi direi che ne sei ancora innamorata? Che te la prendi a cuore? Vorrei proprio sapere che diavolo hai. Che cos'ho? Che cos'ho? Darei non so che cosa per piangere. Che bene ti farebbe. Sì. Mi farebbe sentire com'ero prima di conoscerti. Tu hai inaridito non soltanto i miei occhi. Hai inaridito la mia anima. Gilbert, sei un uomo arido. Io? E poi come si può inaridire l'anima? L'anima è una sostanza immortale, non può subire alterazioni. Diciamo, Serena, che sei decaduta. Avevo un'anima buona, molto buona. Tu l'hai rovinata. Perché tu, Gilbert Osman, sei anche un uomo molto cattivo. Così, dunque. Finiamo tra di noi. Non so come dobbiamo finire fra di noi. So soltanto che hai reso cattiva anche me. Ma francamente non ti capisco. Non mi sembri così cattiva. Forse hai dei rimorsi verso Isabel? Ma io ti ho mai rivolto delle critiche per come ti sei comportata con lei? No, certo no, non potevi. Quello che ho fatto l'ho fatto per te e per Pansy. Ma tu ti sei vendicato in un altro modo. Ti sei vendicato su di lei. Parli di vendetta come in un romanzo di secondo ordine. Tu accastelli sempre idee su idee, tu strafai. Io sono molto più semplice di quanto tu creda. Molto semplice, sì. L'ho capito soltanto dopo il tuo matrimonio con Isabel. Ho visto quello che sei riuscito a fare di tua moglie. Hai fatto in modo che abbia il terrore di te. Ma che sciocchezza. Gilbert! Isabel ha capito tutto. Del mio raggiro, delle mie manovre, del mio inganno. E mi disprezza. Stai attento ora a non rovinare anche lei completamente. Vuoi rifarti una verginità attraverso lei? Guarda, guarda. Ma chi avrebbe immaginato tanta sete di purificazione in Serena Merle? Ma sei stata tu a mettermi in quella scatola preziosa, no? E se ora quella scatola rivela qualche incrinatura, è forse colpa mia? Eppure lo confesso. Avevo finito per incapricciarmi anch'io di quella scatola. Credevo fosse della misura giusta per me. E chiedevo poco, sai. Poco? Soltanto affetto. Affetto? Per un uomo come te? E in casi del genere si richiede il massimo. Che mi adorassi. Io non ti ho mai adorato. Ma lo fingevi. Eh sì. Ne avevo un gran bisogno dopo tutti quegli anni di solitudine sopra quel colle fiorentino. E invece lei, mia moglie, niente. Ma se mia moglie non sente niente per me, mia figlia, sì. Nostra figlia. Mi compenso con mia figlia, che è perfetta. Perciò domani torna in convento. In convento? No. Ma sì, sì. Devi affrontare la realtà della vita, della tua vita. Lascia tuo marito. Abbandona questa tua illusione del matrimonio. E sarai finalmente libera. Ho bisogno di riflettere, di meditare e poi forse di decidere. Ho bisogno di mettere ordine
nella mia vita. Anche tu vuoi mettere ordine nella tua vita, ma è un'epidemia. Siamo tutti in completo disordine, mia cara Serena. Siamo tutti infelici, chi non lo è. Basta accettarlo. Non credo che tu sia infelice, Osmond. Credo anzi che tu stia benissimo nelle tue condizioni. Ho forse detto di star male? E allora dovresti avere un po' di gratitudine per me. Non parliamo di gratitudine, per favore, non mi seccare. Chissà se indovini alcuni dei miei pensieri. Ne ho abbastanza dei miei. I tuoi delicati pensieri, vero? I secchi. Sono molto stanco. Anch'io sono molto stanca. Non sarei venuta a trovarmi per litigare, spero. E tu non pretenderai di condannarmi sempre al silenzio, spero. Non sono mai stata di tante parole, ma ci sono due o tre cose che vorrei dirti. E la prima è che tua moglie non sa più dove battere la testa. Ma se ha una mente organizzatissima, sa benissimo tutto quello che fa. È completamente disorientata. Vuoi dire che ti fa pena? No. Non lo amo più. Lo dico a te perché sono stanca di questo mio segreto. L'ho visto lentamente scendere sempre di più dalla superiorità nella quale viveva o ritenevo che vivesse. Ho sempre sperato di sbagliarmi. Mi sono aggrappata all'idea che fossi io eccessivamente critica nei suoi confronti. Se sapessi quanto ho desiderato che fosse veramente superiore come credevo. Adesso so. So di essermi sempre illusa. E cosa vuoi fare allora? Voglio stare sola. Sola? Con tanta gente sempre in casa. Semplici spettatori di una commedia. Oh, commedia? Tragedia, se vuoi. Con tutti che mi state a guardare, certo, mi sento a disagio. Voglio che tu mi prometta una cosa. Non chiedere promesse, ti prego. Ne ho già fatta una solenne 4 anni fa. Lascia tuo marito prima che accada il peggio. Cioè? Prima che tu ti guasti dentro. Nel carattere, vuoi dire? Non temere. Lascialo. Mi piace la disinvoltura con cui proponi di lasciare un marito. Si vede che non sei ancora stata sposata. Isabel, ancora una volta, forse per l'ultima volta, hai l'occasione.